nello svelamento del simbolo del Giubileo della Misericordia che inizia l'anno santo per i poveri e senza tetto di Roma. Qui, alle spalle della stazione Termini, da anni trovano volontari pronti ad accoglierli e a sostenerli nel cammino faticoso della vita. Con la benedizione del cardinale Agostino Vallini, vicario del Papa per la diocesi di Roma, è stata inaugurata la Porta Santa della Carità, che Francesco varcherà il prossimo 18 dicembre, opera dell'artista padre Marco Ivan Rupnik. Nel contempo ha riaperto dopo 5 anni di lavori l'ostello Don Luigi di Liegro, dedicato al compianto direttore della Caritas che lo inaugurò il 2 giugno 1987 e in grado oggi di ospitare 300 persone ogni notte. Ha riaperto anche la mensa Giovanni Paolo II, capace di offrire 500 pasti ogni sera. Sarà una casa che diventerà focolare di speranza, ha detto il cardinale Vallini, un miracolo realizzato grazie ad una vera convergenza di bene. E attraversare la Porta Santa della Carità implicherà immancabilmente la conversione del cuore. Per rinnovarsi profondamente, dare senso e orizzonte ampio alla propria vita, è necessario incontrare Cristo. E il Signore lo incontriamo nel volto dei poveri che andiamo a servire, ma da cui riceviamo. Una città in cui un solo uomo soffre meno è una città migliore, si legge su uno dei muri dei locali della mensa. È una frase di Don Di Liegro che risuona in tutto il magistero di Papa Francesco. La povertà ha un solo volto, ha evidenziato Monsignor Nunzio Galantino, il segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, ma anche una sola risposta, che è l'accoglienza. Cui questa è un'altra realtà all'interno della quale un po' tutti dobbiamo imparare a educarci all'accoglienza, perché è l'unica strada che ci permette di andare un po' oltre. Vedendo un po' quello che giorno per giorno viene chiesto alla Conferenza Episcopale Italiana, devo dire che non siamo messi bene, devo dire che sono aumentati e aumentano i bisogni. E la Conferenza Episcopale Italiana può rispondere a questi bisogni attraverso l'8 per mille che tanti di voi destinano proprio alla Chiesa Cattolica. Voglio dire anche che i pasti che qui verranno dati si aggiungono ai 6 milioni di pasti che vengono giorno per giorno dati nelle nostre strutture, anche questi grazie all'8 per mille. Anima di queste strutture è Monsignor Enrico Feroci, direttore della Caritas diocesana, che ha voluto ringraziare persone come Tina, volontaria da 28 anni. Dignità è stata la parola più ripetuta nel suo intervento, illustrando il percorso di realizzazione dei lavori di ristrutturazione dei locali messi a disposizione dal gruppo delle Ferrovie dello Stato. Se le persone arrivano qui e stanno qui con noi, significa che ci sono le relazioni che non esistono. Ci sono gli ambienti che non hanno, la casa che non hanno, e significa che hanno perso il lavoro. Tante persone anche ancora con la possibilità di lavorare stanno qui perché non hanno più la possibilità di sostentarsi, di sostenersi. Quindi questo qui credo che sia il rammarico. La misericordia, diceva Don Di Liegro, unisce e costruisce cose che non fa né l'odio né l'egoismo, ma nemmeno la pietà, che si ferma alle parole e non esce da se stessa.